Siamo in collegamento con Carlo Cucinotta, direttore di Messina Web TV. Intanto, ciao Carlo e ben trovato. Ciao. Ciao. Allora, in questi giorni in Sicilia, ma sembra anche che sia un po' dilagata verso anche la Calabria, addirittura oggi notizie che anche a Lecce c'è qualche movimento. E di questo movimento appunto dei forconi, cosiddetto dei forconi. Ecco Carlo, tu in Sicilia, ma precisamente a Messina, ci vuoi un po' intanto raccontare di cosa si tratta, visto anche che i media nazionali stanno, tra virgolette, un po' oscurando la notizia, presi più dal naufragio della Costa. Quanto è volontaria questa sottovalutazione o quanto è presa dall'emozione del naufragio che ha colpito la nave della Costa. Certo. Ma io ti posso fare una fotografia di quello che c'è in questo momento in È Sicilia. così, è interessante. Poi, se vuoi, una mia impressione. La fotografia è questa. Siamo al limite della sopportazione perché questa iniziativa, peraltro annunciata, è riuscita, ma sono di quelle iniziative dove bastano alcune centinaia di persone a bloccare tutto, Certo. perché sono gli autotrasportatori, ora affiancati anche da altri, ma sostanzialmente sono loro che bloccano il rifornimento del gasolio, della benzina e delle merci. E ovviamente c'è il blocco a E questo punto. ora siamo con tutti i distributori in Sicilia completamente vuoti e sono chiusi, e i negozi alimentari, alcuni sono chiusi, altri hanno pochissima merce, perché anche le grandi catene che pure hanno i depositi in Sicilia Certo. non riescono a rifornire. Perché pur avendo i depositi magari pieni, non ci sono i camion che possono andare. Poi c'è una cosa allarmante, il presidente di Confindustria Sicilia ha detto a chiare lettere, che teme che ha, elementi per sostenere che nel movimento, che è un movimento anche di brave persone, eccetera, però ci può essere un intervento mafioso. Addirittura. Senti, ma proprio per questo, Carlo, scusami se ti interrompo, ecco, anche questa è una delle domande che per chi sta vedendo adesso il movimento se la pone, ovvero sia questo movimento che sostanzialmente si dichiara senza padri e padroni e senza bandiere. Ma abbiamo visto alcune immagini in televisione, tanta gente normale, ma è proprio così oppure c'è qualcos'altro? Nelle fotografie e andando a vedere le manifestazioni è questo. Si vede solo qualche bandiera dei vecchi autonomisti siciliani, la bandiera con la Trinacria. Sì. E questi personaggi, per la fattispecie Giuseppe Richighi, che capeggia una delle due organizzazioni, Forza d'Urto, è il leader degli autotrasportatori siciliani da 20 anni. E poi Martino Morsello e Mariano Ferro sono del movimento dei Forconi, però lavorano praticamente in sinergia. Se andiamo a vedere la storia di questi personaggi, è una storia strana perché facevano parte del mondo della politica o che ruotava attorno alla politica, oggi si presentano come del GL. Ecco, tieni conto che Morsello è stato a Marsala, è stato assessore per il PSI Ho capito. e ora invece è vicino a Forza Nuova. Mariano Ferro
è un imprenditore agricolo, un ex, sì, un imprenditore agricolo, anche prima di Forza Italia, poi è passato con Lombardo, e si è candidato anche a sindaco di Avola e poi a deputato nazionale, inutilmente. Ho capito. Questo Richichi è quello che controlla il piccolo autotrasporto in Sicilia da 20 anni, e quindi praticamente è un RAS del settore. Certo. E già in un'altra occasione, circa dopo 12 anni fa, ci fu una cosa simile in Sicilia, un blocco totale che isolò l'isola, portando alle estreme, e lo guidò lui. E poi con il governo Cuffaro ottenne consulenze da parte della regione. Poi c'è anche un episodio, finì anche in carcere con l'accusa di aver tagliato le gomme. Diciamo insomma che c'è qualcosa, un po' di storia insomma c'è, ecco. Allora Carlo, sostanzialmente come dicevi un po' prima, l'esasperazione della gente c'è. Questo è vero. La crisi c'è, si sente. La mia preoccupazione è che questi cavalchino un'ondata di sdegno che è reale, che è profondo nella popolazione siciliana. Ecco, e il rapporto con le istituzioni, come si sta diciamo svolgendo in questo momento? Ma guarda, oggi pomeriggio tarda mattinata, c'è stato un incontro del governatore Lombardo e alcuni prefetti della Sicilia tra di loro e poi con questi esponenti del movimento. Lombardo credo che abbia fatto alcune proposte per venire incontro un po' alla categoria, degli sgravi fiscali o roba del genere. E poi ha chiesto l'intervento del governo nazionale per affrontare assieme in particolare la situazione delle accise sulla benzina, perché qui in Sicilia c'è, in base allo statuto noi potremmo pretendere che una parte di queste di questi soldi restino qui. Ho capito. Le accise vengono pagate nel luogo dove ha sede la società, non dove lavora. Ho capito. Ora, quindi qui sono molte società, molte raffinerie sono in Sicilia, però hanno la sede a Roma, pagano a Roma, non pagano in Sicilia. Ecco, questo è uno dei problemi, infatti, che è uscito fuori. Questo è il problema. Poi dico, la situazione è posca. Per la verità, per adesso le forze dell'ordine si comportano molto bene e anche la politica tende a frenare. Gli stessi dirigenti del movimento tengono a frenare, per cui di fatto di grandi cose non è successo nulla. E cosa certo, poi cosa no dicevo scusami no, no, sì, dimmi. No, dicevo cosa si pensa, cosa pensi tu o cosa potrebbe da qua a breve accadere? Ecco, se la protesta si ferma domani, vuol dire che si troveranno alcune soluzioni immediate e poi si vedrà. Se la situazione dovesse invece mantenersi allo stato attuale, cioè il blocco continua, se dovesse continuare il blocco, diventa un problema di ordine pubblico, perché la gente è esasperata e quindi segue queste persone. E nel momento in cui però è ridotta la fame, non ha benzina, non ha la farina, non ha i generi alimentari, e il movimento non è più controllabile. Certo, certo. E quello che ecco, l'osservazione che mi è spontanea in questi giorni è che quello che manca in Sicilia è la politica. La grande assente è la politica, perché la gente ha ragione a protestare. Questi personaggi hanno i loro interessi e comunque hanno individuato una crepa, insomma. Una crepa. La politica è lontana perché non fa proposte, così come del resto anche il movimento non fa proposte. Protesta e basta. Si parla di rivoluzione, di liberazione della Sicilia, cioè di parole vuote che non hanno un entroterra di proposte concrete. Certo, certo, certo.
Vabbè. Del resto, quando Monti parla di liberalizzazione e ci mette dentro tutto il problema dei distributori, che potrebbe, non lo so se poi ci riuscirà, potrebbe portare a una diminuzione dei costi del carburante, e unito a un'operazione di accise che si può fare in Sicilia, questo già sarebbe un passo avanti. Certo. E quello che manca è che adesso a questi si sono uniti i pescatori, si sono uniti alcuni produttori agricoli, quello che manca, ripeto, è la politica. Per esempio, noi abbiamo le arance che produciamo, le mandiamo in Germania, e qui in Sicilia consumiamo le arance spagnole. Ho capito. Ora è chiaro che c'è la libertà e che no, non possiamo, come Stato italiano, mettere dei vincoli, no? Certo. Il trattato europeo ce lo impedisce, e questo è anche giusto. Però, ad esempio, le comunità locali potrebbero favorire il consumo a chilometro zero. Certo. I mercati popolari, dove si riducono, non dico si eliminano, ma si riducono i vari passaggi che fanno impoverire gli agricoltori, certo, e impoverire i consumatori, perché pagano molto, no? Certo. Ecco, alcune esperienze di questo tipo invece potrebbero aiutare anche l'economia siciliana. Certo. Una grande responsabilità c'è l'Assemblea regionale siciliana, non quella di oggi soltanto, ma quella degli ultimi 30 anni. Certo. Che ha sempre tradito lo spirito dello statuto regionale. Va bene, Carlo. Allora, noi ci risentiremo ovviamente per tenere un po' aggiornata, perché la questione, diciamo, interessa un po' tutti, perché parte sì dalla Sicilia, ma il discorso si può riverberare anche nel resto d'Italia, come sembrerebbe in questi momenti, che anche in Calabria, ma ripeto, anche nella stessa Puglia, qualcosa stia muovendo. Noi magari ci sentiremo, so che tu sarai presente con le tue telecamere per qualche servizio, e magari avremo modo anche di risentirci per aggiornare anche i nostri ascoltatori di quello che accade. Ci possiamo risentire domani, vediamo e seguiamo gli sviluppi della situazione. Va bene, allora ringraziamo Carlo Cucinotta di Messina Web TV, e ovviamente buon lavoro a voi. Grazie altrettanto.